Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi propongo un video tag che mi è piaciuto tantissimo e che è stato ideato da un canale che io seguo sempre, al quale sono iscritta e che vi consiglio di andare a vedere. Vi lascio ovviamente giù in info box il link, che si chiama Cly and Bonnie. E hanno ideato questo tag in collaborazione con un altro canale che si chiama Chris75, anche di questo vi lascio giù in info box il link. A me questo video tag è piaciuto molto e ho deciso di rifarlo anch'io. Il titolo è Toglietemi tutto tranne i miei 5 oggetti irrinunciabili. Devo dire che è stato difficile sceglierne solo 5, perché io oggetti irrinunciabili ne ho molti di più, quindi nella preparazione di questo video mi sono resa conto che ho tanti oggetti irrinunciabili, però qui ho comunque dovuto selezionarne 5 e li ho anche messi in ordine di importanza, quindi da quello che è proprio irrinunciabile in senso assoluto a quello che, pur essendo irrinunciabile, comunque lo è leggermente di meno. Quindi, insomma, ho cercato di fare una piccola classifica. Partirei subito con il primo, che è quello più irrinunciabile di tutti, che è lo spazzolino da denti. Questo è un oggetto che per me è proprio irrinunciabile. Io scelgo questa tipologia che è della Mentadent perché ha comunque delle setole che mi piacciono, con le quali mi trovo bene, ma basta che sia uno spazzolino da denti, nel senso che potrebbe essere di qualsiasi marca, fatto in qualsiasi modo, basta che mi diate la possibilità di usare uno spazzolino da denti, perché io sono una persona che comunque cura l'igiene orale abbastanza minuziosamente. Io utilizzo anche il filo interdentale, anche il dentifricio, poi io ho fatto lo sbiancamento dei denti, quindi comunque ogni tot di tempo rinnovo lo sbiancamento dei denti, quindi insomma è una di quelle cose per me lo spazzolino che assolutamente è irrinunciabile ed è la prima cosa che io devo avere con me, soprattutto se devo mangiare fuori casa. Quindi se io vado al ristorante, mi porto lo spazzolino da denti nella borsa e quando abbiamo finito la cena o il pranzo o quello che è, vado in bagno e mi lavo i denti perché io devo assolutamente avere la bocca pulita, curata, fresca e quindi insomma è così. Il secondo oggetto irrinunciabile è irrinunciabile quasi tutto l'anno, tranne quando siamo in piena estate e quando fa proprio veramente caldo. Però io, per la maggior parte dei mesi durante l'anno, devo avere la mia sciarpina. Quindi io intorno al collo devo avere qualche cosa, perché io patisco tantissimo le correnti d'aria o il vento sulla gola e sul collo. Quindi io devo assolutamente avere la mia sciarpina. Ne ho tantissime, nell'armadio ne ho veramente tante. Potrei quasi farci un video sopra perché ne ho veramente tante. Adesso ve ne faccio vedere una a caso e ho scelto questa che è blu perché oggi sono vestita sui toni del blu e quindi mi sembrava carino prenderne una che in qualche modo si avvicinasse un po' all'outfit che ho. Però qualunque sciarpina comunque va bene, l'importante è che io abbia la possibilità di mettere qualcosa sul collo e sulla gola perché veramente patisco tantissimo. Poi la mia è una città dove c'è quasi sempre vento e quindi devo assolutamente proteggermi dalle correnti d'aria. Quindi la sciarpa o il foulard, comunque a seconda di, diciamo, della temperatura. Se è un po' più caldo, ovviamente sarà un foulard molto leggero. Se è freddo, sarà una sciarpa di lana. Quindi, insomma, dipende. Questa è di consistenza media. Questa è quella che viene chiamata pashmina. Va bene in primavera quando non è troppo caldo e non è neanche troppo freddo, quindi è una cosa media. Io assolutamente la devo avere. Diciamo che gli unici 2 mesi in cui riesco a non metterla sono luglio e agosto, perché io anche a giugno, se non è proprio caldissimo, qualcosa intorno alla gola io di solito ho, magari un foularino molto molto leggero, così quasi, diciamo, quasi trasparente come livello di tessuto, però lo devo mettere, quindi questa è irrinunciabile. Poi un altro oggetto che assolutamente per me è irrinunciabile, anche se sono in città, è la macchina fotografica. Io ho la passione della fotografia, mi piace fare foto. Quando io sono in giro, magari vedo uno scorcio che mi incuriosisce, che mi affascina, che mi colpisce e lo fotografo. Quindi la mia macchina fotografica è irrinunciabile. Io adesso vi faccio vedere questa che, come potete vedere, ha delle dimensioni abbastanza notevoli.
Non è la classica macchinetta fotografica che si tiene in tasca, questa è impegnativa da portarsi dietro. Quindi io questa me la porto dietro solo se sono in vacanza oppure se sono in città, ma so che vado a fare un giro particolare in cui magari vorrò fare delle foto, quindi me la porto dietro. Se c'è un evento specifico, me la porto dietro. Ovviamente questa io non me la porto se vado a fare la spesa o se esco semplicemente con degli amici o col mio compagno, con mia madre, insomma con una persona solo per farmi un giro per la città, non me la porto. Quindi non è che io me la porto sempre dietro in realtà. Però se io magari esco così con il mio compagno e vado semplicemente a farmi un giro, quindi non c'è nell'intenzione andare a fare delle foto. Comunque ho il cellulare che fa le foto, quindi io in qualche modo la macchina fotografica ce l'ho sempre dietro, perché se non ho questa, magari posso usare il cellulare. E mi è già successo magari di uscire semplicemente a fare la spesa e di rendermi conto che voglio fare una foto perché c'è una cosa particolare. Vi faccio un esempio. Sono andata a fare la spesa di recente, sono uscita dal supermercato e c'era un gabbiano gigante posato sopra il tetto della mia macchina. Quindi, ragazzi, cosa faccio? Io che sono appassionata di fotografia, esco dal supermercato, vedo un gabbiano posato sul tetto della mia macchina e non faccio la foto. È ovvio, devo fare la foto. Quindi ho tirato fuori il cellulare e ho fatto la fotografia di questa cosa molto particolare. Quindi, questo è per farvi un esempio. Poi il quarto oggetto assolutamente irrinunciabile è il computer. Vi faccio vedere il mio computer portatile, che è questo. In realtà questo è anche un po' vecchio perché dovrei cambiarlo, perché comincia ad avere i suoi anni, però io il computer assolutamente è un oggetto che devo poter utilizzare. Eccolo qua, ve lo faccio vedere anche aperto, ma è un semplice computer portatile. E io devo assolutamente avere il computer. Io non so come facciano le persone che non lo utilizzano, che si accontentano del cellulare o che si accontentano del tablet. Io non capisco come facciano a non avere un computer, perché per me è proprio irrinunciabile questo oggetto. Io devo avere il computer. È ovvio che l'ho messo in quarta posizione perché rispetto agli altri tre è un po' meno irrinunciabile, perché oggi comunque abbiamo il cellulare, abbiamo il tablet, quindi in qualche modo poi si può comunque accedere alla rete, si può comunque fare qualche cosa lo stesso, però il computer comunque è una cosa alla quale io per scelta non rinuncerei assolutamente. E poi ho lasciato per ultimo, anche se in realtà è molto importante, un oggetto che io utilizzo sempre, soprattutto dopo essermi lavato i capelli, che è la piastra. Questa è la mia piastra, è questa qui, è molto semplice ma funziona veramente benissimo. L'ho comprata tra l'altro in un negozio di cinesi che c'è nella mia città, quindi pensavo che non valesse nulla, però costava poco, ho detto vabbè, la provo, e invece devo dire che mi trovo benissimo, è perfetta, quindi assolutamente contentissima di questo acquisto. Ok, ragazzi, questi erano alcuni dei miei oggetti irrinunciabili, mettiamola così. Ovviamente faccio una piccola parentesi e aggiungo che tra gli oggetti irrinunciabili ci sono anche tutti i miei accessori di make-up che adesso non vi mostro perché altro che 5, qui diventano veramente 15 o 16. Però se vi interessa sapere quali sono gli oggetti o i prodotti che io utilizzo tutti i giorni, potete andare a vedere un vecchio video tag che io avevo fatto proprio quando ho aperto il canale, quindi stiamo parlando di quasi 2 anni fa, che si intitolava, mi sembra, 15 prodotti che uso tutti i giorni. Ve lo lascio nelle schede, perché comunque è carino, vi facevo vedere tutti i prodotti che tutti i giorni utilizzo, quindi in un certo senso è un pochino simile a quello che ho fatto adesso, quindi può andare a compensare un pochino. Bene, io vorrei taggare tutte le persone interessate, tutte le persone che vogliono fare questo tag, che vogliono renderci partecipi dei loro 5 oggetti irrinunciabili. Però in particolare taggo tutte le ragazze del gruppo Facebook The Colors of YouTube, perché credo che sarebbe molto interessante vedere quali sono i loro 5 oggetti, perché ognuna di loro ha le sue caratteristiche, ha comunque canali diversi uno dall'altro e magari ci potrebbero essere 5 oggetti carini da vedere, insomma. Quindi mi piacerebbe se qualcuno di questo gruppo lo riproducesse.
Detto questo, io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.